Ciao a tutti ragazzi, benvenuti ancora una volta all'interno della mia cripta studio. Io sono Caro Dipinto e oggi siamo qui a parlare di chitarre e di una domanda che ci siamo fatti spessissimo: meglio una Epiphone costosa o una Gibson economica? Lo vediamo subito dopo la sigla. Ciao! Eccoci a tutti ragazzi, ovviamente oggi con questo video cercherò di rispondere a questa domanda qui. È una domanda che ci siamo fatti sempre tutti, soprattutto quando andiamo a comprare appunto un nuovo strumento. È meglio avere una Epiphone costosa che ha il suo prezzo per poi magari modificarla con l'aggiunta di pickup o qualche altro, oppure è meglio una Gibson economica? Prima di tutto parliamo appunto di due strumenti. Questa qua è una Epiphone Les Paul Standard 50 e questa qua è una Gibson Les Paul Tribute. Diciamo che questa Epiphone si trova sui circa 600 euro e la Les Paul si trova quasi, diciamo, su un millino. Il prezzo varia un po', diciamo sui 1000 euro. Come potete vedere c'è una differenza di prezzo. Iniziamo a paragonare questi due strumenti, anche perché uno è il top di gamma e un altro invece è più o meno la base. Iniziamo subito sulla Les Paul Tribute. Come potete vedere è una Les Paul molto spartana, non è neanche lucido su tutta appunto la chitarra. La tavola è veramente molto sottile, il peso è leggero, non rispecchia realmente i pesi delle vere Gibson. Abbiamo i pickup, sono i 490, classici Gibson. Il corpo è in mogano con un top in acero e un manico in acero anziché in mogano e tastiera in palissandro. Come potete vedere il logo, ecco, non è in madreperla, è un logo stampato, ecco appunto scritto lì sopra, ed è particolare perché appunto questa Tribute prima nascevano con i dot, adesso hanno inserito anche questo aspetto estetico e queste colorazioni che ricordano appunto vagamente le vere Gibson. Ecco, qui sono delle colorazioni classiche. Ecco qui invece la Epiphone. Da come si può vedere, soprattutto già dal video, e da come posso sentire io in mano, proprio il feeling si ha la vera sensazione di avere una vera e propria Gibson Les Paul, soprattutto già dalla parte estetica, che è una parte molto importante. Per noi chitarristi sappiamo che l'estetica certe volte è tutto. Vediamo già subito il binding sulla tavola, ovviamente, e sul manico. Abbiamo un corpo in mogano con un top in acero AA, manico questa volta in mogano. Le meccaniche sono delle meccaniche marchiate Epiphone Deluxe. I pickup sono i Pro Packer, potenziometri CTS e la tastiera in Laurel. Personalmente non so se si pronunci neanche così, non conoscevo questo legno. Il top è anche bombato e inoltre il peso è abbastanza sostenuto come una vera e propria Gibson. Se non inquadrassimo la palette, appunto, non si capirebbe che questa qua è una Epiphone. Come potete vedere, le palette delle Epiphone ultimamente sono cambiate, hanno cambiato forma e qui vediamo già un logo Epiphone in madreperla che rispetto appunto alla Gibson si vede che è qualcosa di più curato. Quindi la chitarra è curata in tutto il suo aspetto. La chitarra l'ho presa da Firefly e ringrazio tantissimo Firefly. Ovviamente sotto nell'info box vi metto il sito. Ora abbiamo parlato appunto dell'aspetto estetico, andiamo subito a sentire gli strumenti. Quindi inizierò a fare una prova. Il routing è semplicissimo, c'è la mia mezza barba settata sul canale clean. Prima userò un TS9 e poi userò un pedale handmade italiano. Metto subito qui il video, trovate anche la demo di questo pedale della Black Cat, che è il Wasp Drive, che è un altro overdrive, per poi ve li inserisco tutte e due insieme. Eccoci, iniziamo subito con la Gibson Les Paul Tribute e ovviamente riff frusciantoso, lo sapete che lo amo. Ready made. Thank you.
Eccoci, eccoci qua, avete sentito la prova, ovviamente come vi ho già spiegato il routing è sempre lo stesso. Personalmente alla fine per me chi vince di queste due chitarre è... vince la Epiphone Les Paul 50. Questo perché? Fondamentalmente perché ho un feeling decisamente notevole sotto le mani, la vedo più uno strumento di una qualità, ecco, abbastanza elevata, per quanto ci sia una differenza di prezzo, per quanto costi meno. Quello che sento appunto sui pick-up è che è molto più ingolfata, invece la Gibson è molto più aperta e ha un volume maggiore, però con una piccola cifra, insomma, si possono sostituire i pick-up, penso che appunto il problema sia quello. Poi inoltre anche per quanto riguarda per me la forma del manico, che è un manico vero cicciotto, proprio che ti dà quei chili di vibrazione alla Gibson, mentre qui il manico, per quanto anche lui cicciotto, non è una forma, ecco, sottilissima, però non ti dà quella vera sensazione. Ok ragazzi, grazie mille, vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, mettere like e soprattutto scrivetemi sotto quale delle due preferite. Ovviamente vi metto entrambe i link delle chitarre, così potete vedere tutte le specifiche, e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.